Buon inizio di settimana a tutti quanti voi, il notiziario di Senigallia Notizie, lunedì 28 di giugno. I titoli: Ostravetere, tornano in azione i topi d'appartamento, evento finale del progetto Famiglia Forte. E poi parliamo di sport, Linda Rossi mette le ali ai pattini, tra pochissimo. Zona Immagine, nuovo negozio in via Piave a Senigallia. Ed eccoci in studio. Ostravetere, tornano in azione i topi d'appartamento a finire nelle mire dei balordi, una villa isolata al momento non abitata. I ladri si sarebbero introdotti mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di preziosi o contanti. Nonostante il trambusto, al momento non mancherebbe nulla. Furto di una bici a Marzocca di Senigallia, denunciato un giovane. Nel pomeriggio di sabato, un 45enne di Marzocca ha denunciato il furto della sua bicicletta che si trovava all'esterno di un esercizio pubblico. Dalle telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno rintracciato il presunto responsabile e lo hanno denunciato. Cambiamo pagina. A Trecastelli, convocato il Consiglio Comunale, si svolgerà alle 19 del 29 di giugno. Tra i punti all'ordine del giorno, la convenzione tra la Fondazione Gabbiano di Senigallia e il Comune di Trecastelli relativa all'utilizzo della sala cinema teatro parrocchiale di Ponteria di Trecastelli e l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti Tari. Convocato per martedì 29 giugno anche il Consiglio Comunale ad Ostra. All'ordine del giorno il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Le terre della Marca Senone, martedì 29 giugno, in modalità online si svolgerà l'evento finale del progetto Famiglia Forte. Il progetto ha avuto riscontri molto positivi da parte di tutta la comunità. Gli insegnanti, i genitori e gli stessi ragazzi si sono rivolti al punto d'ascolto all'interno della scuola. La lotta contro la violenza alle donne riparte dalle Marche, dalle terre della Marca Senone anche Giulia Quintavalle, medaglia d'oro olimpica nel judo, testimonial ufficiale di difesa legittima sicura. Adesso lo sport, Linda Rossi mette le ali ai pattini. Con 6 ori e un argento, la senigallese è stata la dominatrice assoluta dei campionati italiani. Il tutto è iniziato con la conquista dell'oro nella 10.000 metri a eliminazione, prima gara in programma del campionato italiano su pista svoltosi a Senigallia nell'ambito dell'Italian Roller Games. E adesso una foto al giorno che trovate al centro della home page del nostro sito. La foto di sabato scorso è di Massimo Modesti dal titolo Grano emozionante. Quella di ieri, domenica, è di Floriana Giacchini dal titolo Il Ponte Vecchio. E invece quella di oggi è di Patrizio Cardellini dal titolo Verde e Mare. Votate la foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio, 25 stampe, 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le previsioni del tempo di martedì 29 sulle Marche, cielo in prevalenza sereno, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di circa 32 gradi, la minima di 23, i venti saranno tesi e il mare poco mosso. Questa sera lunedì, vi ricordo tra poco appuntamento con conversazioni di fotografia con e di Enzo Carli. A domani.
L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. Benvenuti a questa nuova puntata di Conversazioni sulla fotografia. Bene, questa volta faremo parlare le immagini, il mio sarà solamente una breve introduzione per darvi anche il senso delle immagini che poi vedrete. Sono fotografie di autori che in qualche modo hanno segnato un periodo, un'epoca in Italia. In qualche modo una forma per collocare la fotografia, la giusta collocazione della fotografia tra la stessa pratica e la sensibilità del fotografo. La realtà umana, dicevo prima, che non può trovarsi nella fotografia, ma bensì nelle intenzioni del fotografo. E quello che differenzia le fotografie non è solo la forma, ma le interpretazioni e anche gli utilizzi che se ne fanno. Quindi noi torniamo a quelle che sono state le matrici contemporanee della fotografia italiana e naturalmente per tentare di ricollocare, dare una scala, se vogliamo, anche un po' meritocratica in termini di cultura fotografica, per mettere in giusta collocazione i valori e la sensibilità del fotografo. Sappiamo bene che in Italia nel 47, ma prima con gli esperimenti già nel 42 col gruppo dei Domus, ci prova a dare un'interpretazione più artistica della fotografia Giuseppe Cavalli, che poi è il gemello di Emanuele, che è un fotografo tonale, che insieme a Capogrossi e Amelli fu tra gli estensori del primordialismo plastico. Beh, però a noi ci interessa in realtà il fratello, quindi Giuseppe Cavalli, quello che poi venne da Lucera nel 39 e si stabilì a Senigallia per motivi insomma di salute, che è un letterato, un poeta, un fotografo di rara sensibilità ed è l'ideatore dell'Aichi, il lirismo chiarista in fotografia. In Italia divenne uno degli interpreti assoluti della ricerca fotografica, che in questo manifesto del 47 sancisce la piena autonomia del linguaggio fotografico, anche se svincolata da ogni utilizzo strumentale. E questa cosa la mette nel manifesto del 47 insieme a Wender, Finazzi, Leis e Veronesi il grande astrattista. Quindi sostiene l'artisticità della fotografia. E a lui si affiancano per altre direzioni Paolo Monti, è un mito europeo, la famosa École de Venise, portatore di nuove istanze, in particolare quella della fotografia soggettiva di Otto Steiner, la tedesca fotografia. Monti attento a tutte le forme di sperimentazione espressionista che lui rielabora in chiave intimistica e culturalmente italiana, con un deciso però linguaggio invece di sostenere Cavalli nell'Aichi, in questo caso è l'Ovchi, a toni bassi, ed è, come dicevo prima, il promotore della famosa École de Venise, come veniva chiamata la gondola, fotoclub a veneziano, in apparente dissenso con quelle che erano le proposte della gondola. Ricordiamo che il gruppo La Gondola è ancora attivo. Poi abbiamo qui Mario Giacomelli, allievo di Cavalli, caso della fotografia italiana, originariamente pittore astratto materico, poeta, fotografo del reale immaginario o anche del realismo magico, è impegnato un po' in analisi dentro il sistema stesso della fotografia, che assurge a elemento ideale e congeniale per analizzare un po' la propria interiorità. Ma poi abbiamo Berengo Gardin, Gianni Berengo Gardin,
allievo di Monticon, che col suo impegno civile è la coscienza visiva di un'Italia che cambia, è un po' il fotografo testimone del mutamento sociale, del lavoro, ed è il reporter della situazione italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, con delle proteste toccanti che hanno anche contribuito alla soluzione di roventi problemi sociali. Ricordo la situazione degli ospedali psichiatrici italiani prima della famosa legge 190. Ma insieme a loro vedremo anche Nino Migliori, fotografo capace di migliorarsi con le più avanzate elaborazioni, un inventore. Ricordiamo i suoi pirogrammi, le bruciature sul negativo, l'off camera, la fotografia senza macchina fotografica, senza prospettiva illusionistica, le ossidazioni, i chimigrammi, i cliché vert. Beh, insomma, Nino Migliori come Man Ray, uno sperimentatore tutto tondo. Bene, però non basta citare loro, insieme a loro poi ci sono venuti fuori altri grandi e importanti fotografi che in qualche modo hanno segnato la nuova fotografia italiana. E quindi parlo di Tino Pretelli, Rinaldo Prieri, Gustavo Melmilozzi, Ferruccio Ferroni, il nostro Ferruccio Ferroni, Mario La Salandra, Stanislao Farri, Luigi Chirri, importantissimo, importante anche in termini anche di propositività artistica, Franco Fontana, Franco Vaccari, Paolo Gioli, Roberto Salvitani, l'ironia graffiante di Oliviero Toscani, i reportage di Ferdinando Scianna, la sua Sicilia, Giovanni Chiaromonte, Paolo Gioli, Gabriele Basilico, Mimmo Iodice, Cesare Colombo, Fulvio Reuter. Bene, sono alcuni dei personaggi che noi vedremo adesso in questo filmato, che a cavallo degli anni 70 fino all'inizio del nuovo millennio, a direzione intrapresa, si sono cimentati con grande successo nella ricerca di nuovi importanti linguaggi in fotografia, qualificando la fotografia italiana, che secondo me non è seconda a nessuno, innalzando il livello di qualità nel panorama internazionale, corroborando le loro immagini con idee e proposizioni critiche di contenuto. E poi c'è anche questa esperienza, tra la quale io tengo molto, che sono i fotografi di passaggio di frontiera, questa ricerca senigallese, premio nazionale Città di Fabriano, che ha portato la fotografia ad elaborare ulteriormente le proposte del loro manifesto della bussola con grande dignità e versatilità, e contribuendo in qualche modo a rendere i linguaggi fotografici contemporanei per l'uso e la divulgazione della cultura fotografica. Insomma, questo libro, Quella porta sullo sguardo, è un panorama incompleto, ma un buon panorama sulla fotografia artistica, ed esprime il complesso significato e la forte partecipazione che la fotografia ha avuto e ha nel quadro della cultura italiana contemporanea, ma nello stesso tempo vuole essere un invito e un pretesto per approfondire e definire il grande serbatoio di proposte e di idee della fotografia italiana contemporanea. Adesso basta, lasciamo che siano le immagini a parlare, buona visione. Thank you.